vice ministro dell'economia, Leo, sta elaborando nuove proposte per la prossima manovra autunnale, con un focus sul sistema fiscale. L'idea principale è quella di unificare i primi due livelli di tassazione dell'IRPEF e ampliare l'aliquota più bassa, quella al 23%, per coprire i redditi fino a 28.000 euro. Questa iniziativa nasce dalla preoccupazione che il sistema attuale, composto da quattro aliquote, possa annullare i benefici derivanti dalla riduzione del cuneo fiscale per redditi fino a 35.000 euro, 7% per redditi fino a 25.000 euro e 6% per quelli fino a 35.000 euro, che la legge di bilancio dovrebbe prorogare per tutto l'anno successivo. Tuttavia, va notato che la realizzazione del piano di Leo potrebbe essere ostacolata dalla questione delle risorse finanziarie, il cui calcolo dovrà attendere la fine del mese con la nota di aggiornamento al DEF. Nel frattempo, sembra che l'opportunità di esentare le tredicesime già a partire da quest'anno sia sfumata. Il vice ministro Leo ha dichiarato che trovare le risorse necessarie è piuttosto complesso. L'obiettivo dichiarato è quello di unificare i primi due livelli di tassazione in un'unica aliquota al 23%. Tuttavia, prima di tutto, occorre garantire le risorse necessarie, poiché la combinazione di questa riduzione dell'IRPEF e l'accorpamento dei primi due livelli avrebbe un costo stimato di circa 14 miliardi di euro. Secondo alcune stime, questa transizione a tre aliquote potrebbe comportare un risparmio fiscale per gli italiani che va da 100 a 260 euro a contribuente. Attualmente, il sistema prevede quattro aliquote: il 23% per i redditi fino a 15.000 euro, il 25% per quelli compresi tra 15.000 e 28.000 euro, il 35% per redditi tra 28.000 e 50.000 euro e il 43% per redditi superiori a 50.000 euro. In base ai dati forniti dalla Fondazione Nazionale Commercialisti, l'ipotesi di portare l'aliquota al 23% per tutti i redditi fino a 28.000 euro, mantenendo il 35% per quelli fino a 50.000 e il 43% per quelli oltre i 50.000 euro, potrebbe risultare in un risparmio di 100 euro per la fascia di reddito più bassa e di 260 euro per tutti gli altri redditi superiori a 28.000 euro. Iscriviti al canale.